Ravenna, durante le festività natalizie, ha abbracciato numerosi turisti che hanno frequentato diversi siti culturali della città e preso parte alle iniziative organizzate per animare le feste. Positivo il riscontro per commercianti e pubblici esercizi, ma com'è andata nel settore ricettivo? Quelli che hanno trovato posto hanno dormito a Ravenna, molti di questi visitatori si sono fermati anche solo per qualche ora o per una giornata, perché magari provenivano da altre città e si dirigevano verso altre città. Resta il dato di fatto che a Ravenna c'era tanta gente e questo è un bene per la nostra economia, è un bene per la ristorazione, è un bene per il commercio, è un bene per tutto il sistema ricettivo locale. Chi è venuto si è trovato molto bene, ha trovato una città ben tenuta, ben organizzata, con tante iniziative, molto accogliente. Chi è stato solo di passaggio, molti di loro si sono riproposti di concedersi più tempo e di concedere più tempo alla città per mostrarsi al meglio. La città piace, questo è un dato ormai di fatto, sta a noi chiaramente renderla più accattivante, più intrigante, più invitante. Per cui il lavoro che stiamo facendo noi come imprenditori, la pubblica amministrazione e tutti quelli, le persone che lavorano nella filiera, ci stiamo dando da fare per accorciare, diciamo, quella che fino a qualche anno fa era una stagione praticamente morta, che andava dai primi di novembre alla metà di marzo. Abbiamo ridotto della metà, quindi del 50%, quel periodo di sofferenza. Adesso bisogna lavorare sui 2 mesi che rimangono ancora un po' critici, che sono i mesi di gennaio e febbraio. Ecco, che cosa proponete per rendere appunto Ravenna una città turistica 12 mesi all'anno? I nostri visitatori, sia chi si è fermato sia chi era solo di un mente di passaggio, hanno apprezzato tutte le iniziative, dai concerti in piazza, al videomapping, al nostro sistema commerciale, alle nostre vetrine, ai nostri negozi, alle nostre strade del centro, all'enogastronomia. Non ho sentito una sola persona lamentarsi del nostro sistema di ristorazione, quindi abbiamo dei buoni punti dai quali partire. Credo, e qui lancio, è mia abitudine lanciare sempre una qualche provocazione, credo che in questo momento serva che dopo tanti anni nei quali il commercio ha aiutato il turismo, adesso bisogna invertire, diciamo, il sistema del sostegno, cioè adesso il turismo deve inventare, deve creare, deve mettere in campo una qualche iniziativa per aiutare il proprio sistema commerciale, la propria rete di negozi. Sicuramente qualcosa di nuovo salterà fuori nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere di organizzarci al meglio già da quest'anno, ma di cominciare a strutturarci sul prossimo. Ecco, dal vostro punto di vista di addetti ai lavori, quanti di questi turisti vengono a Ravenna per Dante, visto che stiamo arrivando al 2021 e bisognerà trainare questi turisti verso gli eventi di Dante? Dunque, sicuramente chiamiamolo il prodotto, però insomma, diciamo la questione dantesca è sicuramente una carta importantissima da giocare sotto il punto di vista culturale, come è sempre stato, ma anche sotto il punto di vista turistico. Bisogna partire, secondo me, da subito, non si deve aspettare il 2021, che è l'anno, diciamo, è l'anno del settecentesimo, ma già nel 2021 bisogna cominciare a lavorarci. Se riusciamo a fare un lavoro fatto bene, ben fatto, ben organizzato, secondo noi ci potrebbe essere anche un effetto inerziale che potrebbe portare poi anche gente negli anni successivi al 2021, quindi la speranza è che poi si continui a portare gente interessata al prodotto dantesco. Ravenna per una fascia più ristretta è solamente prodotto dantesco piuttosto che prodotto mosaico. Ravenna è un'unica città che, vista dall'occhio dei turisti, è ricchissima di siti UNESCO, quindi tesori, ma non solo di siti UNESCO, ma anche di musei ben tenuti, ben organizzati. Io li ho ascoltati tutti i nostri clienti e ho ascoltato anche qualche turista di passaggio. Ho sentito belle parole, dico la verità. Forse qualche piccola lamentela, ma sono tutte operazioni di sintonia fine, se mi si passa il termine. C'è poco da migliorare. Bisogna mantenersi, che non è facile, non è lo stesso facile riuscire a mantenere un prodotto così interessante, così accattivante come è in questo momento la città di Ravenna. Ecco, sono questi però anche i mesi in cui vengono messe in atto le strategie per l'estate. Che cosa fare? Sì, sicuramente non è facile riuscire a
ad invertire la tendenza che vuole che negli ultimi anni i nostri lidi un pochino hanno sofferto, o meglio, hanno sofferto sempre più il calo, diciamo, dei propri turisti come visitatori. Ci sono alcune idee sul tavolo della giunta, dell'assessore, del sindaco, ci sono alcune proposte, adesso sta a loro, sta anche a noi, se verremo chiamati al confronto, provare a cercare di mettere queste cose insieme, provare a tentare di creare un prodotto, di rinnovare un prodotto che negli ultimi anni è apparso un po' stanco, nonostante poi ci siano alcuni nuovi e giovani imprenditori che si stanno affacciando a questo mondo, al mondo dell'ospitalità, al mondo della ristorazione, al mondo del commercio. Secondo noi questi giovani imprenditori andrebbero sostenuti e gli dovrebbe essere mandato un segnale di grande attenzione da parte della pubblica amministrazione.